niente, abbiamo deciso di promuovere il ricordo di mio fratello, di Pino, con un'iniziativa di solidarietà, di beneficenza, e sia per ricordare Pino, ma sia per fare qualcosa di buono, di benefico per tutta la collettività, come avrebbe voluto lui. Pino si è sempre impegnato nel settore della sanità, è sempre stato vicino, è stato sempre particolarmente sensibile, soprattutto anche perché per i problemi, diciamo, di salute che comunque ha avuto, quindi ha vissuto da vicino determinate problematiche. E quindi abbiamo deciso di intraprendere questa iniziativa, una costituzione di una onlus, e quindi niente, adesso il 26 settembre ci sarà questo anniversario, il primo anniversario, questa ricorrenza purtroppo della morte di Pino. Ci sarà sia alle ore 19 presso la cattedrale la cerimonia religiosa, e sia ci sarà presso il cinema Maestoso, il Chuck City, ci sarà una serata di beneficenza dove l'iniziativa mirerà a raccogliere fondi per donarli all'ospedale Renzetti per l'acquisto di un macchinario. Stiamo vedendo tramite l'ospedale, tramite i primari, qualche macchinario che possa servire chiaramente alla collettività, e miriamo di raggiungere il ricavato il più possibile grazie all'aiuto e all'intervento della cittadinanza. Enzo era un amico particolare, quindi ci sarà sia un ricordo chiaramente di Pino, una proiezione con delle immagini che ricorderanno Pino, ci sarà l'intervento degli sbandieratori città di Lanciano, ai quali Pino teneva particolarmente proprio perché niente, promuovevano il nome, il marchio della città, la bandiera della città di Lanciano. E poi ci sarà lo spettacolo di Vincenzo Olivieri per farci sorridere, per tirarci un po' su il morale, perché Pino avrebbe voluto sicuramente vederci sorridere. L'ingresso sarà solo di 10 euro e l'intero ricavato, l'intero incasso sarà devoluto in beneficenza.